Oltre 400 studenti del liceo Golgi di Brenno, divisi in due turni, hanno partecipato all'incontro con Fabio Mancini, da 15 anni, fotomodello di Armani, e dalla sua esperienza hanno appreso che il valore più importante è la famiglia, quindi l'amicizia, come sale della vita per guardare al futuro con ottimismo. Per me è importante non parlare di quello che ho fatto nella mia vita, con il mio percorso di moda, ma semplicemente per dare futuro a dei ragazzi che sognano. Quindi vedere questi ragazzi che hanno anche la voglia di fare qualcosa di importante è una delle cose più belle. Il progetto che porto avanti è proprio questo, il far sì che loro possano riflettere su qualcosa che non sia superficialità, bellezza. Non è facile perché spesso si dimenticano i valori, si dimentica la famiglia, si dimentica tutto ciò che può essere vita reale, no? E siamo abituati a un mondo dove tutto più veloce, dove tutto veloce e dove la gente spesso dimentica anche le radici. Quindi io cerco di partire proprio dalle basi e far capire loro che, nonostante la loro giovane età, hanno a casa delle famiglie che li vogliono bene, hanno degli amici e devono puntare comunque su queste cose per poi avere un futuro migliore. Parlare di futuro a giovani e giovanissimi è sempre complesso e richiede tanta attenzione alle dinamiche dei gruppi, ma Fabio Mancini è riuscito a trasmettere concetti semplici di grande forza. Il futuro migliore è credere innanzitutto nei loro stessi, è questo che manca, e soprattutto anche nelle scuole attuali dove purtroppo si guarda solo alla parte teorica e sempre di meno alla parte psicologica. Quindi avere un rapporto anche con un professore, una relazione proprio di confronto è una delle cose secondo me più belle dove anche le scuole adesso dovrebbero puntare. Calato nella realtà valligiana, Mancini, che con Armani ha girato il mondo, ha trovato una dimensione del linguaggio e del ragionamento che ha convinto i giovani del Golgi. Parto proprio da questa realtà per far capire appunto che elementi magari come sono io, come altri magari più importanti, possono loro stessi lavorare venendo anche dal nulla. Quindi io arrivo da un paesino un po' tra Milano e Pavia e questo mi è servito proprio per iniziare questo progetto e far sì che i ragazzi appunto puntassero su un progetto loro futuro. Al termine dei due incontri, Fabio Mancini è stato subissato di domande e soprattutto con i ragazzi ha interagito positivamente facendo in modo di realizzare una sessione fotografica in diretta con i social cui Mancini è legato.